This meeting is being recorded. Ok. Allora, vedi, allora si porta come invenzione una lunga baraita che riprende tutti i temi trattati per fino adesso. A messachim bakubia eluen a messachim bepispesim velo bepispesim bilvad amru el afilu kelipe egozim uklipe rimonim. Che poi tra l'altro tutta sta baraita tocca direttamente il problema della Khazarabi Chuvah, cioè come si corregge, come ci si può poi pentire o correggere di queste trasgressioni. Cioè, evidentemente come si ritorna a essere Edim, Cherim, probabilmente. Questo okay. È il problema. Ok. A me sa chi è quello che, qual è la definizione di quello che gioca a cubi? E sono quelli che giocano bepispisim, velo bepispisim bilvat, che giocano con pezzi di legno, e non solo con pezzi di legno, amru ella filu che le pego così, ma anche con delle bucce di noci e delle bucce di melograni. Induriti, suppongo, in ugrani. Vematà in Hasaratane, quando è la loro teshuva, la loro ritornare a, sulla retta strada, Mishishberu e Tapispesem, Yachserubaem, Hasaragmura. Dal momento che rompono questi oggetti con cui hanno scommesso, giocato, eccetera, eccetera, e faranno teshuva. E teshuva gemura, teshuva completa. De afilu bechinam lo ad quando de afilu bechinam lo abdin, quando non lo faranno nemmeno gratuitamente, cioè non giocheranno nemmeno per il gusto di giocare, anche quando non c'è una posta in denaro. De afilu bechinam lo abdi, poi punto. Malve veribit, echada malve vechada love, dice il caso di chi presta a interesse, sia nel caso di chi presta a qualcun altro, sia chi riceve il prestito. Ve matai chazarata, ma quando è che fanno teshuva queste persone? Mishe kreuvecti e shitreem, dal momento che strapperanno i contratti, cioè i documenti con quali hanno segnato, su quali erano serviti per emettere questi prestiti, e faranno teshuva e gemura, faranno teshuva completa. La domanda che mi ero posta, che non ho sentito, non mi sembra di aver sentito, che vuol dire questa cosa di chazara gemura? Cioè, quando la Gemara parla qua la Gemara, questa baraita parla di Chazarah Gemura, non specifica che cosa sia. Cioè, sì, questo è scritto dopo. Ah. De afilo le nochilo, ma lo mosso. Ma pure prima c'è? Afilo bechinam, afilo la Chazarah, ok, due punti, c'è. Cioè, Chazarah Gemura è quando punti. Fai qualcosa che va al di là della Lacham. Sì. Cioè, giocare a dadi o a qualunque altra cosa senza soldi è permesso, sì. Sì. Quando è però che uno che si è macchiato del peccato di aver giocato d'azzardo, quando è che fa casare? Quando non lo fa neanche gratuitamente, neanche senza posta. Quindi fa di più di quello che la Lacha gli chiede. Questa è la domanda. Una specie di Lifnemi Shuratadin. Lifnemi Shuratadin, sì. Ok. Afilo. Missione Yaxerubaem Chazara Gumura. Due punti. Che cos'è questa Chazara Gumura? Afilo Renochri lo Mosfi. Che non presta interesse anche addirittura ad un non ebreo, che come sappiamo è controversa questa. No, non è controversa, è permesso. Okay. Se è permessa poi. Okay. No, perché ci sono halachot che lo vietano, però è permesso, non potrebbe essere la Torah, dice in maniera molto, molto chiara che è permesso questo interesse. Il divieto di prestito interesse all'interno del proprio ebraico, non all'esterno. C'è anche un problema molto banale di reciprocità. Uma fecha yonim, e riguarda quelli che
fanno volare le colombe letteralmente, e luce memarim etayonim velo yonim bilvad, che quelli che fanno, che fanno le corse delle, fanno volare, no, le, non dice fanno le corse. Allora, attenzione, ricordiamoci che su questa storia delle colombe noi abbiamo due interpretazioni diverse. Una le corse di colombe, le gare di colombe, l'altra, o colombi, l'altra è invece Ara Shoe, che addestro delle colombe a attirare altre colombe che sono le colombe di qualcun altro, è il modo da prendermela. Ok? Questa è la seconda interpretazione. Allora, il problema è come mettere insieme le due interpretazioni. Ok? Questa, e questa tra l'altro sarà la cuscia. Allora, Memarin o Mammarin eteronin non vuol dire gli si fa fare la gara, perché sennò ci sarebbe una sola interpretazione, ma gli si addestra. Ok? Si addestrano le colombe. Si addestrano le colombe, veloyon in bilvade, non solo le colombe, amru ella afilube machaya, anche una delle, degli animali domestici. No, o anche animali domestici, animali selvatici. Animali selvatici scusa, era una lista. Ma animali domestici, chaya, animali selvatici, veof, e dei volatili. Bematai chazaratan, e quando è che fanno teshuva completa? Mishesh beru et pigme en veyachzeru baem chazara gmura. Quando romperanno, cos'era questo pigme? Pigmem sono i pezzi di legno con cui fanno. Con cui li addestrano. Sì. C'era pure prima. Pispe, no? Prima era pispe e altre cose. Veyachzeru baem chazara de afilu bamidbar. E anche. Che nel deserto, se si trovassero nel deserto, dove ovviamente non c'è anima viva, che lo fanno per divertirsi, giusto? Sì. Midbar Nami, anche nel deserto, lo avdi sohare, lo avdi, non lo fanno. Non fanno queste cose. Sohare Shvit, quelli che commerciano con i frutti del settimo anno in cui è vietato, di cui è vietato il commercio. E Lucenno Sinimbe, Notrimbe, però Civit, sono quelli che insomma che mercanteggiano con la frutta del settimo anno che è vietata, che questa operazione è vietata. Vemata Hazartan, e quando è la loro Teshuvah, Mishetaghia Civit Acheret, quando arriva il momento di un altro anno sabbatico successivo, Veibaddelu. Veibaddelu, e le metteranno da parte? Sì, e si tirano indietro, non lo fanno. Ah, loro se ne astengono da fare questa cosa qua. Cioè, non, stavolta non c'è un esempio di fremisci. No, vai avanti. Amar Rabbi Nechemiah, e disse anche, aggiunge Rabbi Nechemiah, lo chazarat devarim bilvad, ma non basta solamente astenersene a parole, Amru è la Chazarat Mamon, ma c'è anche una restituzione di denaro, Ketzad, di che cosa si sta parlando, Omer, Ani, Ploni, Barploni, io, Tizio, figlio di Tizio, Kinasti, Matayim, Zuz, Beperot, ho raccolto 200 Zuz in frutta del settimo anno, che è Perocvit, Vare, En, Tunim, Bematana, e io li cedo in regalo le anim ai poveri. Okay. Quindi questa è la fase. Devono anche restituire i soldi. Sì, non è una cosa di Fenemici Vandatini, è quello che avrebbe dovuto fare comunque, no? Dov'è? Non capisco qua dov'è, diciamo così, il più che viene aggiunto. Anche questa storia dei Matan Zuz. Cioè, che mi importa sapere che sono Matayim Mea oppure Shloshmeot in questa... Matayim Zuz è... Una somma forte. È una somma abbastanza classica. Sì. Okay.
Potrebbe essere che per se stesso potrebbe raccogliere durante la Shemitah? Stesso sicuramente può raccogliere. Adesso vediamo poi le regole della Shemitah, poi la storia dello Shemitah, poi in realtà la Gemara li tratterà nella pagina successiva. Sì, per se stesso sicuramente. No, la domanda è perché non... No, perché forse questa è la giunta, che non lo raccoglierà neanche per se stesso. Vabbè, ma che mangia? Cioè, di stiamo a parlare, scusa. Cioè, la gente campava così, che il padrone stesso del campo poteva mangiare perché non poteva venderlo, ma comunque doveva campare anche lui come persona, quindi poteva mangiare. Allora, dovrebbe essere così la cosa. Che Rabbi Nechemia dice che anche la frutta, allora, la frutta che raccoglie nel settimo anno la dona ai poveri. E quindi insomma ci perde dei soldi. Ma è dei poveri la frutta del settimo anno? Sua. E di tutti. È di tutti, quindi che lui che ha fatto? Che fa, lui raccoglie la frutta, lui sta nel suo campo. Teoricamente lui può raccogliere nel suo campo, lo può fare, non è che è vietato. Però invece lui non raccoglie nel suo campo, quello che raccoglie lo dona ai poveri. Capito, ma se i poveri venivano nel campo e lo prendevano, comunque potevano prenderlo. Cioè, che fanno? Ma lui, non, sì, ma lui anche poteva prenderlo. Quell'anno non raccoglie, quell'anno per multarsi di aver commerciato nel Auschwitz, non raccoglie nel suo campo. Ok. E lo dona, è quello che raccoglie lo dona ai poveri. Ok. Quindi non mangia, per tornare a quello che dicevi te, Davide. No, mangia, può raccogliere da altre parti. Va a raccogliere da altre parti. Oppure mangia coi soldi, pagando. Ok? Va a comprarsi la roba da un non ebreo che raccoglie per Auschwitz. No, si deve perdere dei soldi. Questa è la sostanza, che lui ci deve perdere dei soldi. Deve perdere di più di quello che aveva guadagnato precedenti 7 anni prima, diciamo così. Ok? Sì, la cosa strana qui è che ci basiamo su di lui per sapere quanto ha guadagnato. Cioè, ci fidiamo di quello che lui dice. Lui dice Matà in Sus, e noi diciamo che deve restituire Matà in Sus. Ok? E qua tanto è una gemella, tutta una gemella in cui ci fidiamo di quello che dicono le persone, non vedo perché non ci dobbiamo fidare. Ci fidiamo di tutti, qua anche dello Shochet, quindi figure se ci fidiamo di uno che dice. Scusatemi un secondo, non c'è nessuno in casa, devo rispondere. Va bene. Va bene, avanti. This meeting is being recorded. Sì, siamo arrivati al pezzo. Suppongo della Gemara, è finita la baraita perché adesso tutti ne e vado avanti. Katanè, l'abbiamo studiato. Miet bema bishlama. Miat bema. Miat bema bishlama le manda amar ittak di me yonech leion. Aino de meshekachat la bema. Ella le mande amar ara bemat bat ahi i. Ahi, punto di domanda. Cosa è arrivato? Ok, sì, va bene. Allora, nel testo, questa baraita, c'è scritto comunque bema, a proposito del mafichei onim, c'è scritto che si può fare questa cosa anche con una bema, un animale domestico, cioè. Domanda della Gemara. Bishlema le mande amar itekadme yonach leyon. Va bene per chi dice che si tratta di una gara, ok? Se la tua colomba ha la precedenza, è una cosa che si trova anche con animali, si può fare anche con un animale, non è soltanto con i volatili, ma si può fare anche con un animale domestico, cose dei cani, ok? E la le mande amarerà, però chi dice che invece vengono addestrate le colombe ad attirare altre colombe? Questo si può fare anche con animali domestici. Esistono animali domestici che
che puoi addestrare a portarsi dietro altri animali? Questa è la domanda. E quindi la cucina è che forse l'unica spiegazione possibile è quella della gara. Ok? Sì, pure perché nel caso della, nel caso delle colombe, cioè abbiamo delle cose, delle colombe potrebbero essere appunto res nullius, come sarà stato detto, cioè appartengono a tutti quanti. Io solamente per caso ce l'ho nel mio posto e va a prendere nel posto di un altro. Però il bema è esplicitamente animale domestico. È difficile che un animale domestico possa essere di qualsiasi persona, giusto? Che cosa? Ah, tu dici di qualsiasi persona. Beh, può darsi. Ci sono i cani randagi, ci sono i gatti che... Sì. No, sì, non pensavo a quello, pensavo a galline. Sì, la domanda è se esiste un animale che può attirare altri. Questa, se, con l'animale domestico questa roba si riesce a fare. E la risposta è in... Sì. Beshora Bar. Si tratta del Shora Bar. Shora Bar è una specie di animale mitico, che è una specie di toro, però non domestico. Non si capisce bene cosa sia. È una via di mezzo. Che manda a Mar, chi dice, e secondo l'opinione di chi dice che Shora Bar è un mimema, che Shora Bar va considerato una bema. Ok? Ditnan, come abbiamo studiato, Shora Bar min bema, lo Shora Bar è una bema. Rabbi Yosef Omer min chaya. Rabbi Yosef dice invece che invece è una chaya, cioè animale selvatico. Quindi il Shora Bar, che è una via di mezzo fra animale domestico e animale selvatico, può essere usato per queste cose, quindi rimane in piedi la spiegazione secondo cui si tratti di un addestrare a prendere animali da un'altra parte. Ok? Ok. Vabbè, fermiamoci qua, andiamo avanti adesso. Che mandava Shorabar min bema u ditnan Shorabar min bema u Rabbi Yosi Omer min chaya. Invece Rabbi Yosi dice invece che min chaya. Secondo la spiegazione di Rabbi Yosi questa cosa non funziona, perché a questo punto sarebbero solo le chayot che possono essere addestrate. E na osifo leen a gazlanim ve hamsanim gazlan deoraita. Ok, un secondo, questa è già la cuscia. Allora, osifo leen hanno aggiunto a questi qua che abbiamo visto nella Mishnah, i gazlanim, i rapinatori, i ladri, e i hamsanim. Hamsan è uno che ti costringe a vendere una cosa. Questo è il hamsan. Hamsan è uno che vuole un tuo oggetto, in qualche modo ti costringe, tu non glielo vuoi vendere, ti costringe a venderglielo, paga, ok? Non ruba, paga, però in qualche modo tu sei forzato a vendere la cosa. Ma scusi, il gaslanin non era il punto di principio della partita di tutti, abbiamo detto... Appunto, questa è ovviamente l'obiezione. Questa è l'obiezione. Allora, risposta, la domanda è, a questo punto è... Gaslan de oraita u. Andò, right, che qual è la novità? Che esatto. Stai aggiungendo che un rapinatore, che un ladro non va bene? Ma è chiaro che non va bene, è dalla Torah che non va bene, non c'è bisogno mica che lo, ce lo dica la Mishnah che non va bene. Ok? Questa è la domanda. E qui aggiunge questo. Lo, punto esclamativo, Nitzrecha, c'è bisogno, giusto? Sì. Sì. Ella l'iniziat Cheresh Shotev Katan. Ok, fermiamoci qua. Dice no, ce n'è bisogno perché nel caso di Metziat Cheresh Shotev Katan, di una cosa trovata da un Cheresh, da un sordo muto, da un Shotev, da un pazzo, e da un Katan, e da un bambino piccolo. Allora, il caso è questo. Uno di queste due, di queste tre categorie, facciamo l'esempio del bambino piccolo, trova un oggetto e se lo prende. Okay. Non un oggetto suo, un oggetto che ha trovato e se lo prende. Arriva un altro e glielo prende.
furto, l'altro gli sta rubando un oggetto che lui ha trovato, perché nel momento in cui l'ha trovato diventa suo, e a questo punto lui, quando lo prende, prende un oggetto che appartiene a un'altra persona, eccetera, eccetera. Non è così semplice la faccenda, perché non è così semplice? Perché il Heresh o Teve Katan non hanno la capacità giuridica di acquisire qualcosa. Quindi nel momento in cui trovano un oggetto, in realtà non è loro, perché non possono in realtà prenderne possesso. E quindi se io glielo prendo, non sto prendendo possesso di qualcosa di loro, ma di una cosa trovata in realtà. Mi spiego? Mm-hmm. Ok? E quindi nel caso di Mitziat Choresh Teve Katan, in realtà non è un vero e proprio furto. Non è un vero e proprio furto perché in realtà la cosa a loro non appartiene. Nel momento in cui l'hanno presa, a loro non gli appartiene, non hanno fatto chignan. La Metziat Heresh o Teve Katan è stata vietata mi de Rabanan comunque. Vietata mi pene dal Keshalom, per pace sociale, diciamo così. Okay? Quindi non è il divieto, quindi che cosa dice? Non è il divieto de Oraita di rubare. Okay. Qui non c'è un vero e proprio furto. Da un punto di vista della Torah sarebbe permesso una cosa del genere. Sono i Chachamim che lo hanno vietato in prendere il Keshalom. Okay? Quindi si tratta di un furto che non è un furto esattamente. Ci siete? Sì. Sì. Ok, andiamo avanti. Meikara savur metziat cheresh veshote vekatan lo shechicha. Ok, allora a questo punto la domanda che mi era sottintesa, ma che non viene esplicitata, è questa. Sì, ma perché questi qua sono stati aggiunti? Ci viene detto che Osifu è stato aggiunto, quindi per un periodo la cosa era permessa. Quello che rubava le caramelle al bambino poteva essere un testimone, okay, non è così esattamente, rubava qualcosa che il bambino aveva trovato, era permesso perché non è considerato furto. A un certo punto viene considerato furto, perché soltanto dopo è stato, scusate, perché soltanto dopo questi qua sono stati considerati, non che è stato considerato furto, no, è stato sbagliato, perché è stato considerato furto, era considerato furto anche prima perché è vietato ma perché solo dopo è stato detto che questi non possono testimoniare. È chiaro? Mm-hmm. Questa è la domanda, perché all'inizio era permesso e dopo è vietato? Allora Meikara all'inizio, perché l'obiezione potrebbe, a questa domanda l'obiezione potrebbe essere: è chiaro che tutte le cose di Rabbanan sono state aggiunte dopo, perché se non si chiamerebbero di Rabbanan. Quindi sta dicendo perché queste cose vietate da Rabban sono state aggiunte dopo. No, è stato aggiunto dopo, no, è stato aggiunto alla, no. Alla non testimonianza, al divieto di testimonianza. La non testimonianza. Questo stavo dicendo. Dopo la storia di non testimoniare. Perché questi proprio sono stati aggiunti dopo e non erano anche prima? Allora, Meikar HaSavur, all'inizio hanno pensato Metziat Heresh Teve Katan Lashchicha, che uno prenda una cosa trovata da un Heresh o Teve Katan è una cosa che non succede normalmente, ok? Cioè è una roba non frequente. E c'è una regola generale: non stabiliamo Gezerot su cose che non succedono, su cose che normalmente non succedono. Non stabiliamo delle Gezerah, i Chachamim non stabiliscono una Gezerah su cose che normalmente non succedono, che possono succedere una volta su mille. Le Gezerot vengono stabilite su cose che possono succedere. Ok? Questa è la regola generale sulle Gezerot. Quando i Chachamim stabiliscono una Gezerah è perché la cosa può succedere, o perché si sono accorti che è successa. Attenzione, in generale la Gezerah, il sistema è quello che a posteriori io stabilisco anche se perché mi accorgo che sta succedendo un po', che c'è un problema. Okay. Allora, perché non hanno stabilito questa Gezerah? Perché hanno detto una cosa che non succede. O inami, oppure anche mi prende dal Keshalom Barma, perché la cosa è vietata solo per dar Keshalom, non è un vero e proprio furto, ma è vietato soltanto per dar Keshalom, soltanto per pace. Ok.
Shalom Bealma, che van de Chazu de Sof Sof, Mamona o de Kashakle, Palsineu, Rabbanan. Ok, dice, però poi alla fine hanno ragionato in questo modo, hanno detto che comunque alla fine questo qui fa una cosa vietata dai Chachamim per un problema di denaro. E allora è sospetto, e allora è sospetto come testimone. Ritorniamo alla questione del fatto che tu fai una vera, comunque una vera, lasciamo perdere che sia una vera leggera, diciamo così, ma fai una vera per Hamdat Mamon, perché per il desiderio di denaro. E allora questo lo fa rientrare. Ok? E letteralmente che cosa c'è? Deca, Shakli, Palsineo? De Cashacle, ma non ha de Cashacle, loro prendono comunque dei soldi. Mm-hmm. Paslino e Rabbanan, ah. I famigli hanno resi Pesulim. Resi Pesulim, Rabbanan, a Hamsani. No, Rabbanan, punto. Paslino hanno resi Pesulim, i Chachamim. I Chachamim, punto. Adesso si parla un'altra cosa. A Hamsanim, me ikara savur da mica iiv akre bealma. Akrai bealma. Akrai bealma. Bravo. Che van de chazu de ka chatfe gazruba em rabanan. Ok. Allora, i Hamsanim, ricordo che i Hamsanim sono quelli che ti forzano a vendere qualcosa. Allora, perché all'inizio non li hanno resi per Sulim? Mekara all'inizio, Savur, hanno pensato, dammi Kayarim. Loro comunque danno i soldi, loro comunque pagano. È vero che forzano la vendita, però non è che lo prendono gratis, lo prendono pagando. Pagano il prezzo della cosa, non è che non ti danno i soldi li danno. E poi a Kraibe Almau, succede, anche lì è una cosa casuale che succeda. Ok? E allora perché a questo punto li hanno aggiunti? Kevan de Chazu, perché quando hanno visto de Kachatfe, che questi lo prendevano con la forza, Gazrube o Rabbanan, Chamim l'hanno stabilito la Gesera. Hanno visto che questa cosa non è che erano forzati, tipo faccio delle pressioni perché tu venda, eccetera, eccetera. Ma loro andavano, c'era un tizio che aveva un oggetto, non glielo vuol vendere, lo prendevano e gli buttavano i soldi. Ok, quindi è un vero e proprio, insomma, è un atto violento di furto. E allora li hanno aggiunti. Gazubena Banam. Tena, Odo Sifu Alen, Arroim, Vagabaim, Vamoxim. Vamoxim. Ok, altri personaggi che sono stati aggiunti. O Sifu Alen, Arroim. I pastori, a Gabbain e a Mohsin. Gabbain e Mohsin sono praticamente la stessa cosa, anche se poi i Chamin dicono che si diverte differenza. Sono i Gabbain e i Mohsin sono gli esattori di tasse. Dei romani o degli ebrei? Dei romani. Ok. La differenza fra Gabbain e Mohsin è questa. I Gabbain sono quelli che ricevono uno stipendio dal principe o dal signore, eccetera, eccetera, per andare a raccogliere le tasse. Loro danno tutte le tasse al tizio e lui li paga un compenso. I Mohsin, invece, sono persone che invece danno una cifra al tizio, danno quella cifra, e poi loro raccolgono le tasse. Sono loro che pagano e poi accolgono le tasse, quelle tasse se le tengono loro. Loro gli danno una cifra fissa e poi loro raccolgono le tasse. Come società di riscossione in Italia? Come società di riscossione in Italia? Credo che loro prendano prima in anticipo dallo Stato e poi loro si fanno dai soldi, quindi tu sei debitore con loro e non più con lo Stato. Ma questo lo facevano... nei confronti, per esempio, in Spagna, se non ricordo male, per le comunità ebraiche dovevano incassare le tasse degli ebrei e le comunità dovevano dare comunque quella cifra e poi ci pensavano loro a incassare le tasse.
E i pastori che hanno fatto di male? I pastori che hanno fatto di male, secondo voi quale può essere il problema dei pastori? Gesel, che vanno a prendere, fanno brucare le bestie in toto. Fanno pascolare le bestie in campi non loro, ok? Cioè non portano, come Moshe Rabbenu che portava gli animali nel deserto, perché sapete la famosa della Shad Hamim, che quando appare Dio nel Senè, Dio appare nel rovetto, perché Moshe stava portando gli animali al pascolo nel deserto. La domanda che si pone è: perché Moshe porta gli animali nel deserto? Perché il pascolo è nel deserto? Perché non vuol portarli in posti che appartengono a qualcuno, e a quel punto il rischio è quello che gli animali vadano a pascolare in campi privati, e questo è furto. I Goim hanno questo problema, che gli animali pascolano in campi privati e quindi gli animali rubano l'erba in qualche modo. Però è strano, perché abbiamo una sfilza di Roim tra tutti gli Avot, David Amelech. Sì, tutti quanti. Non so. Erbenu. Evel. Non so. Allora. Roim Meikara, adesso parla dei pastori. Meikara Savur Akrai, Akrai Bealma, Akrai Bealma U, Kevanj Gazu de Kam Mechavne, Beshavdul Khathila, Gazu Baem Rabanan. La stessa cosa. Ok, visto che hanno pensato, allora, perché anche qui, perché aggiungono? Perché si tratta di una cosa aggiunta, perché non era dall'inizio, insomma, che i pastori, che gli animali possono andare a pascolare in posti non permessi, è noto. Allora, perché questa cosa viene aggiunta dopo? Allora, all'inizio hanno pensato, questo succede casualmente, i Goim non hanno colpa, ok, li portano a pascolare, non è che li mandano nei campi degli altri. Succede che gli animali non sono controllabili, non possono essere controllabili, e qualcuno va a pascolare in campi altrui, ok? Allora non stabiliscono una gesera su questo, perché non possiamo considerarli dei ladri. È vero, potevano andare a portare, potevano fare come Moshe Rabbeinu che li portava nel deserto, però insomma li porta in posti così, e poi gli animali vanno da qualche altra parte. Quindi succede casualmente, non succede perché loro hanno intenzione. Poi però si accorgono che invece lo facevano apposta. Si accorgono che invece i pastori li mandavano proprio nei campi degli altri. E allora a quel punto diventa furto. Agabaim v'amuchsin, meikara savur mai de ketz leu, kashakli, kevan de chazu de kashakli, yettira falsino. Ok, allora, Gabbaim e Mohsin, gli esattori. Perché anche qui vengono aggiunti e non erano invece già dall'inizio consolibile tutto? Risposta: perché prima pensavano che prendessero quello che il principe stabiliva, prendessero delle tasse, loro facessero stanno intermediari, si prendevano magari uno stipendio, però prendevano stanno intermediari per prendere quelle tasse. E quindi non possono essere accusati di furto. Potrà non essere un lavoro particolarmente simpatico, però non è un furto, potevano essere onesti nel fare la cosa. Dopodiché si sono accorti che in realtà non erano così onesti, perché prendevano più di quello che gli avevano chiesto. Il principe gli chiede una certa cifra e loro prendono di più, e quel di più se lo intascano. E quindi è furto a quel punto. Ok, da qui attenzione, deriverebbe che per quanto riguarda i Gabbaim e i Mohsin, il divieto non è assoluto, e il divieto è per i Gabbaim e i Mohsin non onesti. Se fossero onesti, se fossero Gabbaim e i Mohsin onesti, a questo punto sarebbero permessi. Anche i pastori onesti, allora. E anche i pastori onesti. Anche i pastori onesti, sì, per i pastori ci si crede poco, questo è il problema. Perché allora, una cosa. Tentiamo di capirci. Una cosa è prendere dei soldi in più. Una cosa è che io mando gli animali a pascolare. Ho sempre la riserva di dire, vabbè, che posso farci, gli animali vanno, eccetera, eccetera. Se io prendo dei soldi in più, sto prendendo dei soldi in più, lo so bene. Cioè, non è, c'è un problema morale un po' più complicato per quanto riguarda i pastori. I pastori hanno sempre possibilità di giustificare tutto. Si fa così, non si sta a guardare neanche.
è la discussione fra Abramo e Lot, secondo fra i pastori di Abramo e i pastori di Lot, secondo la famiglia. Di Lot, cioè Abramo mettevano gli animali di Abramo andavano con la museruola in modo da non potessero pascolare in campi di altri. In realtà è l'unico modo per impedire un animale di pascolare in campi di altri, quello di mettere la museruola, non puoi fare altro. In realtà, se vuoi impedirlo completamente, non puoi fare altro. Succede più o meno, questo è quello che ti rispondo. Forse è un po' più complicato dire succede, mi hanno chiesto, €1.000, ne prendo 1.500, e beh, non è che succede, ho preso 1.500, ho voluto farci la cresta. Però scusa, non dice però la Gemara che nel caso degli esattori soltanto se sono disonesti? Sì, lo dice dopo. Okay. Lo dice, adesso vedete subito dopo. Amarava roe shamru echad roe bema dakka echad roe bema gassa umi amar rava achi ve amar rava achi ve amar rava roe bema dakka beretz Israel pesulin bechutz laaretz kesherim roe bema gassa afilo beretz Israel kesherim. Aube ben megadelim itma. No, un'altra cosa. No, è la stessa cosa, ma però è diventata troppo lunga. Certo. Ok. Allora, vediamo sulla storia dei Roim. Siamo alla sesta riga larga, per chi si è perso. Ok. Amarava? Dice Rava. Roè Shamru, il Roè che di cui stiamo parlando, è sia il Roè Bemadaka sia il Roè Bemagassan. Si tratta sia dei pastori di ovini che dei pastori di bovini. Ok? Tutti e due i tipi di pastori. Questo avrebbe detto Ravà. Domanda della Gemara. Un mia Maravà, ma veramente Ravà ha detto una cosa del genere? Ma Maravà, si porta un'altra cosa che ha detto Ravà. Roe Bemadaka, Beretz Israel Pesulim, quelli che pascolano animali, cioè gli ovini in Eretz Israel sono vietati, sono Pesulim le edut, non possono fare da Edim. Bechutz Laaretz invece fuori da Eretz Israel sono Kesherim, vanno bene. Roe Bemagasa, invece quelli che pascolano animali grandi, cioè pascolano bovini, a filo Eretz Israel Kesherim. Anche in Eretz Israel sono Kesherim. Quindi Ravà direbbe esattamente il contrario di quello che abbiamo detto. Ravà, secondo la prima fonte, non distingue fra Bemadaka o Bemadagassà, fra ovini e bovini. In questo caso, invece, distingue fra ovini, che sarebbero vietati, i pastori di ovini sarebbero vietati in Eretz Israel, permessi fuori da Eretz Israel, i pastori di bovini che sarebbero vietati, sarebbero permessi comunque. Quindi l'unici pastori vietati, secondo Ravà, secondo questa, quello che dice Ravà qui, sarebbero i pastori di ovini in Eretz Israel. Ok? Ok, questa distinzione? Adesso lo vediamo. La maggior parte dei pascoli in Israele sono gli ebrei. La maggior parte dei pascoli potremmo dire solo per gli ebrei. Ma il problema è questo: c'è una gezerat hamin su questa cosa qui. Au bemegadlim itmar. No, Ravà non si riferisce ai quelli che pascolano, ma quelli che allevano. E qual è la differenza? Qual è la differenza? Allora, c'è una Gezerat Chachamim che vieta di allevare Bema Daka in Eretz Israel. Sì. È vietato, c'è una Gezerat Chachamim che vieta di allevare Bema Daka in Eretz Israel, che vieta di allevare rovini in Eretz Israel. Perché? Perché rovinano i campi. E come facevano i sacrifici? Non so, li prendevano da fuori, non lo so. C'è una Gezerat Chachamim, non è una cosa subito, però una Gezerat Chachamim che vieta le gadel Bema Daka Beretz Israel.
Quindi, se lo fanno in Eretz Israel, stanno trasgredendo la Gezerat Chachamim. Se lo fanno fuori da Eretz Israel, non stanno trasgredendo la Gezerat Chachamim. Beh, ma Gassà non c'è questo problema, non c'è nessuna Gezerat Chachamim, quindi non c'è un problema. Quindi il problema è le Gaddel, non è il Roè in questo caso, ma le Gaddel. Quindi possiamo accettare, quindi non parliamo del Roè, ma parliamo del Megadel, parliamo quindi di quello che è l'Ero. Sì, però il Roè di solito non è che lui porta a spasso perché si diverte il coso, non so la differenza. Il Roè forse è uno stipendiato da un Megadel? Mm. Cioè, sì, dicendo... certo. Certo, poi sono spettato, magari. È questo, perché non è che lui si diverte a portare a spasso le bestie, lo fa perché le sta allevando. Cioè, questo che pensavo io dei pastori. Questo è invece uno che lo fa sotto, viene, è un dipendente. Quindi è un dipendente di uno che invece li alleva. Sì. Che è vietato. Vietato allevare. Vietato. Adesso è vietato a scuola. Sì, è molto interessante perché è ecologica questa cosa qui. In effetti le pecore, ancora peggio le capre, rovinano, mangiano tutto, anche gli alberi giovani, eccetera, quindi rovinano, desertificano la terra. Questa è una cosa interessante. Sì, sì, cioè, sarà famosa questa. Sul le gabelle, ma la capra che ci sono. E ovviamente questa qua non c'è più adesso, ovviamente. Non lo so se non c'è più, sai. Non lo so. Se adesso comunque, forse adesso gli animali possono essere più controllati in realtà, probabilmente non c'è questo problema di animali, gli animali ormai al pascolo non ci vanno quasi. No, un po' ci vanno. In Italia ci sono i pascoli. In Italia sì, no. Non so quanto in Israele ci siano. Comunque i campi sono cintati adesso. Sì, cioè. Adesso, forse è meno problematico da quel punto di vista. Non lo so, non lo so, non, sinceramente non lo so se è ancora valida. Esatto. Ok, quindi Ravai in questo caso non parla di Roè, parla di Megadel, mentre valida che per quanto riguarda il Roè non c'è differenza fra Madakao e Magassà. Ok? Ok, Achi Nami Mistabra, andiamo avanti. Ho perso io stavolta. Achi Amarroe Bemada Kamele, che sì, perché ecco, Achi Nami Mistabra di Katane, Nemanima Laish lo Sharoe Bakar, Mai. Mai Lava. My love. Ledum. Ok. Allora, dice, e così in realtà è ragionevole pensare che Rava dica che anche i Roè Behema Gassà sono Pesulim. Perché da cosa lo impariamo che sono Pesulim? Da quello che dice la Mishnah che abbiamo studiato prima. Nemanim alai shlosha roe bakar, sono credibili per me tre pastori di bakar, di bovini. Ok. Cosa vuol dire? Se io dico che sono credibili per me i tre pastori di bovini, vuol dire che normalmente non sono credibili. Non sono credibili. Ok? Se dico che per me sono credibili, vuol dire che normalmente non sono credibili. Quindi questa è la prova che non sono credibili. Attenzione! A patto di dire che questa Mishnah parli di testimonianza. Okay? Infatti, fino adesso subito, ma là le dute. Si tratta di credibili per me, per che cosa? Per testimoniare. Ci siete? Ma questa Mishnah parlava di testimoniare. Di che qual è che la Mishnah? Ok, attenzione. Potrebbe essere o testimoniare o essere giudice. Sono due cose diverse. Ok. My love, le è tutto. Per testimoniare. L'ho risposta. No, chi ti ha detto che si tratta di testimoniare? Le dina, di come giudici, non come testimoni. Ma per essere giudici non è di più che essere testimoni. Cioè uno per essere kasher come giudice deve essere già kasher come testimone. Sì, sì, però...
che si lascerà. Sì, può essere, certo, però può esserci benissimo uno che non è casciare come giudice, ma è casciare come testimone. Sì. Quindi io posso dire, questi qua per, non solo che scegli come giudici, okay? E quindi io devo dire Neman alla sì. Però forse come testimoni lo sono. Sì. Allora, dice no, chi ti ha detto che sta parlando di testimoni? Forse come testimoni sono persone credibili, non so, no, no, le dinà. Il problema è qui si parla di giudici. Da dove capiremmo che si parla di giudici e non di testimoni? Dai Kanami. Dai Kanami de Katané, Shosharo e Bakar. Shosharo e Bakar, vele edut, Shosharo e Malib. E dice, da dove impari che si tratta di giudici? Perché dice Shosharo e Bakar, tre pastori di bovini. Sì. Perché abbiamo bisogno di tre? Se fossero testimoni, basterebbe dire due. Perché tre pastori? Il tre in realtà indica il Bedin, indica il giudice, non indica i testimoni. Shloshalamali, se fosse le Lut, perché tre? E la mai Ledina. E la mai Ledina. Allora, la domanda è che magari, ma Iria vuoi Bakar? Allora, tu dici che si tratta di giudici? Ma Iria Roe Bakar? Perché si parla dei Roe Bakar? Perché si parla proprio dei pastori di bovini? Col Bet Latta dello Gamre di Nana Miachi. Qualunque terzetto che non ha studiato, la regola è questa. Perché i Roe Bakar sarebbero vietati come giudici? Perché sono ignoranti. Ma non hanno il monopolio dell'ignoranza i Roe Bakar. Possono esserci anche non Roe Bakar che sono ignoranti. E quindi la Mishnah avrebbe dovuto dire chiunque non abbia studiato, appunto. Perché poveracci soltanto loro non sono validi. Anche gli altri possono non essere validi. Allora perché mettere l'accento proprio su Roe Bakar e non su chiunque non abbia studiato? E quindi per questo motivo no, allora si tratta di testimonianza, non di giudizio. Achikam, così dovresti dire Afilo ani de lo shachiche beshuv. Ok, dice no. I Roe Bakar hanno qualcosa in più. Sono persone che non si trovano nell'insediamento, letteralmente. Cioè persone che non hanno esperienza di vita. Non sono solo ignoranti. Il problema non è l'ignorante. Certamente l'ignorante è un problema. Ma qui non sono solo ignoranti. Sono persone che mancano della cultura che deriva dall'esperienza. Allora, può esserci un ignorante, però è uno che non ha mai letto un libro, però è uno che fa il commerciante, che sa come vanno gli affari, che sa quali sono le regole degli affari, e quindi può giudicare in qualche modo, con buon senso, una questione di affari, una questione di prestiti, cioè, sa cosa sono prezzi, sa come funzionano le cose, eccetera, eccetera. Il Roe Bakar di queste cose non ha mai sentito parlare, non lo sa, e quindi non si trovano nell'ishuv, non si trovano nel, quindi non è soltanto ignorante, è più che ignorante. È la stessa cosa dei giocatori di dadi che non avevano un altro lavoro. Sì, anche questo. Sì, lì però è diverso, lì perché qui è un problema, lì sono persone che si dedicano solo a quello. Qui si tratta invece di ignoranti, di un problema di mancanza di cultura, intendendo per cultura sia la cultura che deriva dallo studio, sia la cultura che deriva dall'esperienza. Civiltà, proprio che deriva dalla civiltas. Sì, allora in ebraico in realtà questa cosa è la differenza normalmente che c'è tra due sinonimi, che però non sono sinonimi, ed è la differenza che c'è fra bur e amares. L'amares è l'ignorante, è uno che non ha studiato. Il bur è uno che, insomma, non è civile, diciamo così. E di più. Ok. Quindi Bakar sono dei, non so come possono tradurre in italiano. È bur e bovino.
È un buio. Vabbè, più civilizzato. C'è questa cosa perché in italiano c'è rustico, cafone che vuol dire contadino, ma sono tutte questo tipo di valutazioni. Ma scusa, quindi i shuv e i shuv olam che noi generalmente traducevamo come popolare il mondo, cioè fare dei figli, aumentare, cioè fare la stessa cosa che ha fatto Kadosh Baruch Hu, in realtà qua è un'altra accezione completamente. Sì, no, il shuv vuol dire essere parte di un insediamento umano. Nel consesso civile. Sì. È strano però perché è come mentre nella Torah la posizione del pastore è più, sembrerebbe più giusta di quella del contadino a partire dall'inizio, qui sembra che la posizione del contadino, dell'insediato, sia migliore di quella del nomade, diciamo. Sì. Beh, non so, ma io è cambiata anche la società nel frattempo. Sì. Io trovo un collegamento ai Teilim invece che David Amelech era Roè, che quindi proprio il fatto che era Roè, che era isolato, c'era più tempo per dedicarsi a Kadosh Baruch Hu. Sì, sì, sì. Questa è l'altra versione della faccenda, però evidentemente la Gemara aveva a che fare con dei pastori non particolarmente, non che non studiavano particolarmente, diciamo così. Non era una Villa Mela, non erano, e prendono atto della realtà, insomma, erano molto ignoranti. Tutto. E Amara Biuda, Amara Biuda. Stam roe pasul, stam gabai kasher. Attenzione, stam roe pasul, stam gabai kasher, rispondo a Michele. Ok, un roe normalmente è considerato, fino a prova contraria, è considerato non valido, il pastore è considerato non valido, perché tutti i pastori più o meno pascono in campi di altri, e invece stam gabai, un esattore, fino a prova contraria e kasher, a meno che non sappiamo che si tratta di un esattore disonesto. Ok? E qua porto un esempio, evidentemente. Avua della misera, avad gabiuta, tlesar shani, chiava atti resh nahara, le matta, chiava chasera banan, amrule o amarle, Lech ami ba bechadrech, ki u chaze inci de matta. Ti ava chaze. Inci de matta. Namar resce, nara atta le matta. Ve idna nachis ava, abba le fus bara, uvara le fus. Le fum bara, uvara le fum abba. Ok. Allora. Il padre di Rabbi Zerah è stato un esattore per 12 anni. Quando arrivava il capo della città, il principe, in città, quando vedeva Chachamim, gli diceva: Lechami babechedrecha, vai popolo mio e vai nella tua stanza, andate in casa, nascondetevi, mettetevi. Chiava Chase Inshelemata, quando vedeva invece le persone della città non Chachamim, diceva Reshnara Atalemata, arriva il capo della città e adesso farà la scelta del padre davanti al figlio e del figlio davanti al padre. La scelta non è che sanguinaria, nel senso che gli prende i soldi, ok? Questo, in questo caso li disciacta nel senso che gli prende i soldi, ok? E perché faceva questo? Perché li avvertiva? In realtà il padrone, non è che in realtà il principe andava lì a raccogliere i soldi, non lo faceva, però cosa faceva? Si faceva un'impressione della città, vedeva quanti abitanti c'erano nella città e in base a quello stabiliva una tassa complessiva. E allora il padre di Abiserà vuol tentare di fare in modo che stabilisca una tassa più blanda, insomma, una tassa minore. E allora cosa fa? Gli dice: nascondetevi in casa in modo che non veda tutta questa gente e in modo che possa, a quel punto, la tassa sarà più bassa.
Ok. 26. 1. Umignesu culle alma. Umignesu culle alma. Chi atti? Amarle memen. Miman. Miman. Nabba e. Allora, tutti quanti si andavano a nascondere. Tutti quanti si nascondevano, si mettevano in genisale. Ok. Quando arrivava il principe, lui diceva: guarda, mi manna nave, da chi tiriamo fuori i soldi? Da chi le tiriamo fuori? Guardate, non c'è gente qui, c'è poca gente, la città è una città semideserta. Da chi tiriamo fuori i soldi? In modo da riuscire a ottenere di avere meno tasse. Okay? Quindi un esattore che andava contro i suoi interessi. Chi nifano sce, amar le, sheculet la sar, ne le sar, ma e, ed zaiarelli, besadina e. Veadrule le falnia di scaltineu mine velo istrihu. Lì. Allora, quando stava morendo, disse: prendete, ci sono 12 monete che sono avvolti in una cosa, sabino, insomma, e in un panno, andate, e sono monete che io ho preso a un tizio e restituitele perché l'ho prese da lui e non ne ho avuto bisogno, nel senso che non ho avuto bisogno di darle al principe perché il principe alla fine si è accontentato di quello che avevo già raccolto, quindi io le ho raccolte anche da lui e in realtà non c'è stato bisogno, a questo punto restituitele. Ok, abbiamo un gabbai molto onesto, diciamo così. E quindi conclude, spiega perché il gabbai fino a prova contraria è cachè, nonostante tutto. Amar Rabbi Shimon, bifilayu kori motan osfe shvit. Questa è la Mishnah, citazione della Mishnah. All'inizio li chiamavano raccoglitori di, cioè guadagnavano sul, commerciavano di frutti del settimo anno. No. Raccoglievano all'inizio, allora, raccoglievano i frutti del settimo anno, allora, che è ancora permesso. Certo che no, è assolutamente permesso. Allora, all'inizio li chiamavano Osfeshvit, raccoglitori dello Shvit. Da quando sono aumentati gli Anasim, i costrittori, li hanno chiamati Sohareshvi, li hanno chiamati commercianti. È una parte della città che non si capisce, sinceramente, cosa voglia dire, non è chiaro. E allora qui la chiamata tenta di spiegare che vuol dire questa cosa, che differenza c'è fra Sohareshvi e Sohareshvi. Ora, Sohareshvi teoricamente non è un problema, si possono raccogliere i frutti del settimo anno, non si possono vendere. Il primo è permesso e il vietato. Appunto, allora non si capisce bene che significa che all'inizio li chiamavano Sohareshvi, perché cosa c'è di male ad essere Sohareshvi? Perché dovevano vietare gli Osfeshvit? Tutti raccolgono i frutti della settimana. Adesso vediamo di cosa si tratta. Maika Amar, Amar Raviuda Achika Amar, giusto? Achika Amar. Bitchila Yomrim Osfeshvit, Kesherim, Soharim, Pesulim, Misherabu, Mamzie, Meot Lanim. Maot Lanim. Veasle anim, veasfe leu, umme yatu, hazrulomar, echad ze, veechad ze, pesulim. Ok. Allora, cosa, come la interpreta? Rabbi Shimon. Sì. Maika Amar, no, come lo interpreta Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, così, questo cosa intende Rabbi Shimon. Allora, qual è la differenza fra Osfeshvit e Sohareshvit? Osfeshvit sono persone che raccolgono i frutti. Teoricamente non c'è nessun problema. Ci può essere un problema. Perché ci può essere un problema? Allora, facciamo una cosa. Io raccolgo i frutti del settimo anno. Ne raccolgo una... Non c'è un limite di quanto posso raccogliere. Posso raccogliere tanto. Ne raccolgo tanto, me ne rimangono. Rimangono i frutti che non ho mangiato. Cosa faccio? Prendo questi frutti e li vendo. È permesso? Non è permesso? Non è permesso. È permesso. No.
È permesso, io non faccio commercio, semplicemente mi rimane dei frutti, non li butto e li vendo a qualcuno che invece ne ha raccolti di me. È una cosa permessa, non è considerato un commercio. Non è che il commercio è che mi crea un banchetto al mercato o un negozio che commercio con i frutti. Mi rimangono dei frutti, li ho raccolti per me, mi sono rimasti dei frutti, li vendo. Non è considerato commerciare con i frutti della settimana. Vabbè, allora raccolgo 10 kg di mele, me ne mangio una e poi li vendo tutto a posto. No, non deve essere così programmata la faccenda. Ne raccolgo di più, ne raccolgo in abbondanza. Deve essere una cosa che capita casualmente. Va bene? Questo è lecito comprarli? È lecito comprarli, assolutamente sì. È lecito comprarli. Sì, è lecito comprarli. Ma solo in quel caso. Ci sarebbe un problema a buttarli in realtà. Quindi forse sì, per questo c'è questa permissione. Perché oltretutto, oltre un certo limite, devo per forza toglierli di mezzo, devo bruciarli, eccetera, eccetera. Quindi comunque, per non fare barte scritte, li vendo in modo che... Ora... No, ma adesso che nel settimo anno non possiamo comprare i frutti da Israele. Sì, non è detto che possiamo comprare su Israele. Non è così semplice facendo... No, allora, dipende, da Israele i frutti della settimana, a meno che... c'è una discussione enorme su questa storia dei frutti della settimana. Poi magari ne parliamo. Però finiamo un momento questo pezzo. Allora, Osfeshevit, anche se vendono i frutti, nella cosa brava dei frutti, sono permessi, ok? Quindi Osfeshevit non sarebbero vietati e non possono essere considerati pisciolini le due. Soharesce viti, invece certo, si prendono i frutti e ci fanno commercio, è vietato. Ora, perché li hanno vietati anche gli osfesce viti? Perché avveniva un fenomeno di questo genere. C'erano un po' di persone che non c'avevano voglia. Allora, pensate, cosa succede con l'anno sabbatico? Oltre al fatto che io non ho proprietà del mio campo, succede anche che io improvvisamente nell'anno sabbatico devo ridiventare contadino. Okay? Io fino adesso avevo dei lavoratori che lavoravano per me nel mio campo. Improvvisamente sono io che devo andarmi a raccogliere i frutti. C'è gente a cui magari questa roba non piaceva, non c'avevano voglia di andarsi a raccogliere loro i frutti. Cosa facevano? Andavano da persone, da poveri, che avevano bisogno anche di guadagnare. E dicevano, senti, vai, raccogli i frutti per me. E poi vendimeli. Tu vai a raccogliere i frutti e poi me li vendi. Ok? Non fai proprio un commercio vero e proprio, però me li vendi, me li raccogli per me e me li vendi. Ora, attenzione, questa cosa, se loro prendessero i contadini e gli dicessero, guarda, ti pago un salario per raccogliere i frutti per me, sarebbe permesso. Ma loro gli dicono raccogli quello che ti pare e poi me lo vendi. E a questo punto è commercio. E a questo punto, visto che si è diffuso questo mal costume, a questo punto, cioè quelli che raccolgono più del necessario e poi vendono. Ok? Mm-hmm. Questa è l'interpretazione di Rabbi Yehuda. Ok? Rabbi Yehuda dice quindi il problema sono gli osfeshevit che diventano commercianti praticamente. Ci siete? Sì. Ok. Vabbè, il testo è chiaro, vediamo un momento. Hikam abit hilai omrim osfeshevit kesherim, sorim posolim, misherabu mamziema ot, da quando sono aumentati quelli che tirano fuori dei soldi per i poveri. E li facevano, poi i poveri gli vendevano quello che raccoglievano. E Hazeb e Hazeb Pesuli, sia l'uno che l'altro, sono considerati Pesuli. Kashuba Bene e Chava. I Bene e Chava sono due personaggi, hanno posto un'obiezione a quello che dice la viuda. Una cosa collettiva hanno fatto, Bene e Chava. Sì, Bene e Chava, non mi ricordo come si chiamano, ne parla la Gemara da un'altra parte di questi Bene e Chava. Ok. Ai, Meshera Buana, sì, Meshera Buata, a te. Garimi, Bele. Dice, ma quello che dice la viuda non funziona con il linguaggio della Mishnah.
Ma mi sa cosa dice? Che questa cosa avviene miscega bu anasim, da quando sono aumentati le costrizioni, eccetera, eccetera. Ma di quale costrizione si parla? Dove sono le costrizioni? Qua c'entrano le costrizioni. Doveva dire miscega bu attagarim, da quando sono aumentati i commercianti. Cioè, non doveva dire, cioè, accetta le costrizioni, di quale costrizione si tratta? Non c'è nessuna costrizione qui. Okay? Quindi l'obiezione di Rabbi Yehuda è da Rabbi Yehuda, non Rabbi Yehuda, e Rabbi Yehuda è sul linguaggio della Mishnah, come sistema la faccenda delle costrizioni. Cosa c'entrano le costrizioni in questa faccenda qui? E quindi dico, non funziona la Mishnah, come la spieghi tu, non funziona la Mishnah. È chiaro? Mm-hmm. אלא בתחילה היו אומרים אחד זה, אחד זה, פסולים משרבו האנסים, ומאי נינו, ארגונה כדמחריז רבי ינאי, פוקו וזירו בשביעי משום ארנונה. משום ארנונה. Allora, dice... Dice no, all'inizio sia l'uni che gli altri erano considerati pesulim, sia quelli che raccoglievano troppo e poi vendevano, sia quelli che ci commerciavano erano considerati pesulim. Poi in realtà sono stati considerati pesulim soltanto quelli che commerciavano. Perché solo quelli che commerciavano? Perché il problema nasce quando aumentano gli anasim, aumentano le costrizioni. E qual è la costrizione? È l'arnona. Che cos'è l'arnona? Ok, gli israeliani lo sanno. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti. Ok, però non è l'arnona che c'è in Israele adesso. È un'altra arnona, però è simile. Non è così differente. L'arnona era questa. I romani stabilivano una tassa sui raccolti. Che il raccolto ci fosse e che il raccolto non ci fosse, allora la tassa la volevamo lo stesso. E quindi non li potevi andare a dire, guarda, noi il settimo anno non raccogliamo, non facciamo i frutti, niente, voi pagate lo stesso, voi dovete pagare lo stesso. E quindi le tasse dovevano pagarli lo stesso. E cosa è successo a quel punto? Che i Hachamim hanno permesso di lavorare... Lo studio di settore sarebbe oggi. Eh? Che cosa? Gli studi di settore? Sì. Ok. Allora cosa hanno fatto? I Chachamim hanno permesso di lavorare la terra del frutto del settimo anno, per il settimo anno, perché bisognava pagare le tasse. Okay. Però non hanno permesso di commerciare. Hanno permesso di lavorare la terra. Okay? In modo da avere i frutti per poi pagare le tasse. Ok. Chazur Omar, dopo mi è chiaro però, una volta che ho i frutti non li posso commerciare, come faccio a pagare le tasse? Non è che posso pagare in merce. Allora. No, posso prendere, allora ai romani veniva dato, non veniva dato, veniva preso una parte del raccolto, prendevo una parte del raccolto. Quindi tu pagavi con quella parte, di, con l'accolto, pagavi i romani. Dopodiché valevano le altre regole della Shvi durante per settimana. Ok? Ok. Sì. Ci cita qui che de Mahriz Rabbi Yanai, come aveva annunciato, detto Rabbi Yanai, Puku vesar ubishvit mishum arnona. Andate, uscite e seminate nel settimo anno per l'arnona. Ok, piccola parentesi, questa parte, questa che magari qui è un po' la base di quello che si chiama Eter Mechira, che in Israele, allora, in Israele ti sopravvive solo grazie a quello, eh? Che cosa? Ti sopravvive solo grazie a quello. Sì. Allora, in Israele non tutti, non tutti lo accettano, assolutamente. C'è un permesso di
con la storia dell'anno sabbatico, c'è una cosa che è stata inventata in realtà già nell'Ottocento, che è una vendita più o meno come si fa a Pesach, okay? Una vendita a un non ebreo del terreno per poter poi utilizzare quel terreno anche nel settimo anno, ok? Questa è più o meno la cosa, il trucchetto è più o meno questo. Su cosa si basa questa cosa qui? Si basa più o meno su questa Takana di Rabbi Yannai che permette i frutti del settimo anno. Perché Rabbi Yannai può fare una Takana del genere? Attenzione. Attenzione, è come dire potete lavorare di Shabbat perché dovete pagare le tasse. Ok? Posso dire una cosa del genere? No, non posso dire una cosa del genere. Ora, perché è possibile una takanà del genere di Rabbi Yannai che dice lavorate il frutto del settimo anno? È possibile perché il settimo anno, oggi, e per oggi si intende anche i tempi di Rabbi Yannai, dopo la distruzione del Beit HaMikdash, non è più Midoraita, ma Midrabbanan. La Shnata, Shemitah e Midrabbanan. E quindi Chachamim possono intervenire per permettere una cosa che è vietata a Midrabbanan. Okay? Questa è la base alachica di quello che fa Rabbi Yannai e la base alachica poi delle Terme Chiyot. E dove sappiamo che questa cosa della Shvit è legata al Beit HaMikdash? Ok, lo si impara dal fatto che non c'è più Kedushat Haaretz. Non c'è Kedushat Haaretz, chi desciale Shatave lo chi desciale Atidlavo. Dopo che l'hanno conquistato, ormai non è più Kedushat secondo la Torah. Ok? Vabbè, questo è più o meno, poi in realtà la storia delle Terme Chiyot è più complicata. Cioè, in questo momento in realtà c'è una grossissima discussione in Israele se questa cosa valga o meno. Chiaramente, buona parte dei Haredim non l'accettano, ma non solo i Haredim in realtà. Ho visto anche da Tim Leumim che mettono in discussione questa cosa. Però ci sono, attenzione, la cosa in Israele viene presentata come una cosa inventata dai rabbini sionisti, ma non è vero. In realtà questa cosa è molto più antica del sionismo. Risale a metà 800, prima ancora che ci fosse nessun sionismo. Quindi in realtà questa cosa ha delle basi alachiche forti comunque. Qualcuno dice oggi però non dovrebbe essere applicato. Va bene, andiamo avanti. Certo che i rabbini se ci potevano evitare questa cosa della Shmittà sono stati un po' esagerati a volerla replicare nonostante non dico quel rabbino che ma la Shmittà è fondamentale da un punto di vista, è veramente fondamentale. Qui entriamo in un'altra cosa, siamo davanti a qualcosa di fondamentale, non siamo davanti a una cosetta, siamo davanti a un principio fondamentale della Torah. Quello della Shemitah è un principio fondamentale, non è una cosa da poco. Qui però entriamo in un altro campo. Posso fare una domanda pratica? Sì. Mia moglie l'altro giorno non ha comprato il basilico al supermercato perché veniva da Israele. La verità è questa, che non so rispondere alla domanda pratica, dovrei chiedere. Allora, la verità è questa, io non so, adesso devo cercare, devo chiedere alla Rabbanut se mandano una lista dei prodotti che, perché molti dei prodotti che ci sono adesso sono ancora dell'anno precedente. E quindi non è detto che siano vietati. Il basilico però sicuramente. Sicuramente lo è di quest'anno. Invece. Il basilico sì, è un'erba che qualche sì. Giorno. Niente, però devo farmi mandare. Sì, comunque sì. Sì. Cioè, a meno, se non che, se non c'è le Terme Chiyot, c'è un problema. Io mi baso questo Shabbat qualcuno a cena da noi ha citato un articolo di Rav Somek. Se non l'ho letto, quindi non lo so, ma sembrerebbe che dire che anzi, se per chi sta all'estero e riceve un frutto, anzi, non lo può buttare, c'è cioè la Kedusha e via dicendo,
e quindi sembrava addirittura non solo permettere ma incoraggiare, però devo leggere l'articolo, non so nulla, però questo vuol dire che c'è un articolo di Rapsonica riguardo recente. Bisogna vederlo, non lo so, non lo so, neanche io l'ho letto, bisogna vedere cosa dice. Ok, comunque le regole sulla civiltà sono complicate, c'è tutta anche la cosa dello Zar Beddin, c'è un sacco di questioni. Ok, va bene, ok, mi prometto che mi informo su questa faccenda qui. Grazie. Su cosa vale. Va bene. Casul Romano, Smik Sherim, Sokharim Sulim, Rabichia, Barzar Nukke. Ok, adesso passo a parlare di un'altra cosa. Okay. No, cioè per la stessa cosa, però a questo punto è un racconto. Rabbi Chia Bar Zanuke e Rabbi Shimon ben Yotzadak, Yotzadak, Avu che asle le l'avar shana be'asia. Ok, allora. C'è questi due, Rabbi Chia, figlio di Zanuke, Rabbi Shimon ben Yotzadak, stavano andando a fare i burashana, quello che facciamo adesso, quello che c'è adesso, cioè l'anno embolismico, cioè l'aggiunta di un mese all'anno, che allora si faceva di volta in volta. Si faceva di volta in volta, si andava, c'erano dei chachamim che andavano a vedere se era il caso di aggiungere un mese all'anno. L'aggiunta del mese dipende dal fatto che Pesach deve capitare di primavera. Questo è il motivo per cui il mese va aggiunto. Quando c'è il pericolo che Pesach non capiti di primavera, a questo punto come si stabilisce? Beh, sono una cosa abbastanza complicata, bisogna vedere alcuni segni agricoli, eccetera. No, questi due andavano a fare, questi i Burashana andavano Beassia, non sappiamo, non è l'Asia, però è un posto fuori da Eretz Israel, andavano a fare i Burashana. Ma scusa, di solito ci mandano personaggi importanti, chi sono questi? Sono due grandi. Ah, no. Perché mi sembra c'era un caso anche con Rabbi Akiva, allora posso capire Rabbi Akiva una volta andato. Che cosa è allora? Non ho capito. No, mi sembra che una decisione così importante che comporterà che tutti gli ebrei nel Sistema, tutti gli ebrei cosa fanno un mese in più, un mese in meno, sia... Chi ti ha detto che questi non sono grandi? No, vabbè, ok. Vabbè. No. Da dove deduci che non lo sono? Ho fatto le scenora su questi due Yotzadak. C'è Reish Lakish che dice di peggio di loro, però poi vediamo. Ok, sentite, scusate, mi sa che devo interrompere, però, sì. Perché c'è una telefonata, ho fatto la stupidaggine di dire di chiamarmi alle 12. Va bene. Okay. Va bene. Sì, va bene. Grazie. Grazie. Va bene. Grazie.